Bentrovati con una nuova edizione del TG di TRM H24. In apertura ci occupiamo dell'inchiesta della DDA di Milano sulla presunta associazione dedita al dossieraggio. Oltre ai nomi di due finanzieri sospesi dal servizio, figurano anche diverse vittime pugliesi appunto sul dossieraggio. Tra i clienti invece anche Ilva. Sentiamo. Aveva come cliente anche Ilva in amministrazione straordinaria, il network di presunte cyberspie al centro delle indagini della DDA di Milano e della DNA, che ha portato quattro persone domiciliari, tra cui l'ex super poliziotto Carmine Gallo, AD di Equalize, la società di proprietà di Enrico Pazzali, e il presidente di Fondazione Fiera, uno tra i principali indagati. Come si legge negli atti, la società diviene cliente del gruppo a seguito dei legami tessuti da Pazzali e dei suoi contatti, Claudio Picucci, direttore delle risorse umane del gruppo ed ex di Poste Italiane. Sia il manager sia Ilva non risultano indagati. Dall'inchiesta emerge anche che ci sarebbero due imprenditori pugliesi, Antonio Albanese e Domenico Di Stante, editori rispettivamente della Gazzetta del Mezzogiorno e Antenna Sud, tra gli obiettivi degli spioni. Ma non sono gli unici, sarebbero infatti tanti politici, imprenditori, avvocati pugliesi attenzionati nel corso degli anni attraverso le interrogazioni alla banca dati del Ministero dell'Interno. Al centro dell'inchiesta, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, oltre all'azienda Equalize di Milano, anche gli uffici della DIA di Lecce. Due degli indagati, il maresciallo della finanza Giuliano Schiano e il maresciallo dei carabinieri Tommaso Cagnazzo, lavorano proprio nella direzione investigativa antimafia del capoluogo salentino. L'indagine avrebbe svelato un'associazione che si sarebbe infiltrata in banche dati statali per raccogliere informazioni di vario tipo su personaggi in vista, soprattutto nel mondo dell'economia e della politica. L'obiettivo era vendere le informazioni per spionaggio industriale e personale. E ora la crisi idrica in Basilicata. Il presidente Vito Bardi ha rassicurato che non ci sarà un inasprimento delle interruzioni idriche, ma sentiamo tutti i particolari nel servizio. Siamo al lavoro per fronteggiare l'emergenza mettendo in campo soluzioni che ci consentiranno con tutta probabilità di evitare un inasprimento delle interruzioni idriche. A parlare il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, nominato anche commissario per l'emergenza idrica. Da alcune settimane per 29 comuni lucani, tra cui il capoluogo Potenza, serviti dallo schema Basento-Camastra, sono state disposte drastiche riduzioni dell'erogazione idrica. Dallo scorso 17 ottobre in particolare, tutti i giorni lo stop comincia alle ore 18:30 e finisce alle 6:30, con l'eccezione del sabato, quando è previsto dalle 23 alle 6:30. Le false informazioni che circolano in questi giorni a corredo di critiche strumentali alimentate da scarsa conoscenza della questione, ha aggiunto il governatore lucano, generano soltanto confusione in un momento in cui bisogna essere lucidi e pragmatici per affrontare l'emergenza. A detta di Bardi, l'obiettivo è superare questa fase congiunturale e agire a fondo sulla questione strutturale, con un'impiantistica in grado di garantire acqua ai lucani anche in scenari complicati ed estremi determinati dal cambiamento climatico. Il presidente lucano ha poi evidenziato come il problema acqua abbia radici temporali molto più profonde rispetto alla scarsa pioggia delle ultime settimane. Partendo da questa considerazione di fondo, l'unità di crisi convocata su impulso di Bardi ha focalizzato l'attenzione sugli ulteriori interventi da attuare per mitigare le difficoltà legate alla limitata erogazione idrica nei 29 comuni serviti dallo schema Basento-Camastra. E torniamo alla cronaca. Si è conclusa l'indagine nei confronti di un imprenditore di Andria che negli ultimi anni avrebbe evaso il fisco e svolto altre attività illecite. Nelle scorse ore è stato emesso un sequestro preventivo nei suoi confronti dal valore di oltre 4 milioni di euro. Attività illecite, spaccio di droga, un giro d'affari fruttuoso che negli anni hanno permesso all'imprenditore di Andria di acquistare beni immobili, aprire conti correnti e fare acquisti anche per la sua famiglia, eludendo qualsiasi tipo di controllo fiscale. Scoperta la frode nei confronti dell'uomo già noto alle forze dell'ordine ed è stato emesso nelle scorse ore un sequestro preventivo dal valore di circa 4 milioni di euro. Il tutto per due case, sei aziende, due auto, vetture, ben 8 conti correnti.
Un intervento importante, quello condotto dal reparto operativo e dalla compagnia di Andria, perché riportiamo 4 milioni di euro di beni, società e illecite accumulazioni patrimoniali ad appannaggio dello Stato, ed è quello che stiamo facendo. È il nostro leitmotiv degli ultimi anni, quello di aggredire i patrimoni illeciti, perché è giusto ripristinare il normale circolo dell'economia. Le indagini hanno permesso di accertare che le attività illecite erano state portate avanti dall'uomo da oltre 20 anni, evidenziando anche la pericolosità sociale dello stesso. I carabinieri hanno ricostruito sia la carriera criminale dell'imprenditore, sia gli introiti dell'intero nucleo familiare di terzi intestatari e fornito il quadro indiziario in ordine all'illecita provenienza della sua ricchezza, accumulata proprio negli ultimi anni. Il risultato odierno conferma l'importanza strategica dell'individuazione dei patrimoni illeciti accumulati dalla criminalità. E andiamo a Ruvo, dove è stato denunciato il 55enne ritenuto responsabile del furto che è avvenuto il 13 ottobre in una chiesa del paese in provincia di Bari. Il parroco aveva pubblicato sui social le immagini delle telecamere di sorveglianza. Era entrato nella sacrestia della chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Aveva aperto un cassetto della scrivania del parroco e portato via 900 euro. Le immagini del furto, riprese dalle telecamere di videosorveglianza, erano state pubblicate su Facebook dallo stesso Don Ignazio Gadaleta, diventando virali sul web. Dopo neanche 3 settimane, il presunto ladro è stato individuato e denunciato. Si tratta di un 55enne della provincia di Bari, che adesso dovrà rispondere del reato di furto aggravato. Una volta scoperto il furto, avvenuto lo scorso 13 ottobre, il parroco aveva denunciato l'episodio ai carabinieri, raccontando che l'uomo si era intrufolato nel suo ufficio approfittando della confusione domenicale dovuta alle celebrazioni religiose, e proprio lì, nella sagrestia, fingendo di parlare al telefono, era riuscito a impossessarsi dei contanti conservati in un cassetto. Adesso Don Ignazio si dice contento che la giustizia abbia fatto il suo corso, ma allo stesso tempo dispiaciuto per la povertà umana di quest'uomo. Il parroco spera anche di incontrare presto il 55enne per capire il perché del suo gesto. Don Ignazio spiega anche di aver deciso di pubblicare sui social le immagini del furto per timore che qualcun altro potesse subire furti, come era accaduto nella nostra comunità, ricordando anche che la somma portata via serviva per carità e per le esigenze della chiesa. Sembra che il 55enne non sia nuovo a episodi come questo. Il parroco si chiede dunque se abbia povertà economiche oltre che umane, dicendosi comunque pronto a perdonare. E ora il lavoro, ricollocazione degli 11 lavoratori di Apea in ente subregionale e il monitoraggio della crisi idrica, temi delle ultime ore in Regione Basilicata. Sentiamo. Dovrebbero essere assorbiti dalla SEL, società energetica lucana, gli 11 lavoratori di Apea, società messa in liquidazione, partecipata al 100% dalla provincia di Potenza, dopo la delibera della giunta Bardi con il ritorno alla regione Basilicata delle funzioni delegate al controllo degli impianti termici, ovvero il progetto Caldaia Sicura. Sembra questa la strada tracciata per il loro ricollocamento, atteso il passaggio formale in consiglio. A margine, tenuto un sit-in di lavoratori e sindacati. Un primo risultato l'abbiamo già ottenuto. Speriamo che oggi, con l'approvazione definitiva di questa legge, venga affidata a delle società in house della regione Basilicata per poi proseguire con il percorso di ricollocamento per i lavoratori. Il fatto di voler garantire un soggetto unico per poter gestire le questioni che riguardano tutto l'apparato energetico è fondamentale per una situazione che va avanti da 22 anni esattamente, una situazione che a quanto pare è un punto di svolta. Sul fronte crisi idrica proseguono le restrizioni notturne per i 29 comuni serviti dalla diga della Camastra. Nelle prossime ore il presidente Bardi, commissario per l'emergenza, farà il punto della situazione. In assenza di piogge, l'invaso garantirà acqua solo per pochi giorni. Polemica la CGL, che ha chiesto di indagare le cause strutturali dell'approvvigionamento idrico. In questi anni sono state sempre ignorate le prescrizioni del Servizio Nazionale Dighe, che ha sempre chiesto di fare opere di manutenzione. E oggi chi ha gestito la risorsa idrica in Basilicata si deve assumere le proprie responsabilità. Se non lo faranno loro, lo faranno le autorità competenti. A
Assemblea nell'aula magna del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia in vista della mobilitazione che si terrà giovedì contro le mancate risorse del governo sul comparto scuola, università e ricerca. Oggi assemblea in vista dello sciopero del 31. Voi protestate non contro i tagli, ma addirittura contro le mancate risorse del comparto scuola, giusto? Del comparto scuola e dell'intero comparto istruzione e ricerca, quindi università, ricerca, alta formazione artistica e musicale. Nella ipotesi di legge di bilancio che abbiamo potuto leggere da una settimana a questa parte, abbiamo riscontrato che tutti i nostri timori erano fondati. 8.000 tagli su personale, sull'organico del personale docente ATA della scuola, l'università ha già scontato un taglio di 500 milioni sul fondo di funzionamento ordinario, non ci sono interventi per la stabilizzazione del personale precario di tutto il comparto, ci sono tutte le ragioni per scendere in piazza e aderire allo sciopero il 31 di ottobre. L'Ateneo di Foggia è uno dei più virtuosi al momento riguardo alla gestione dei fondi. Questo però non significa che in futuro, con questa stagione di tagli che il governo sta facendo, non si possano riscontrare problemi al riguardo. È comunque l'Ateneo Foggiano un ateneo che ha bisogno di investimenti anche importanti, soprattutto per esempio riguardo agli spazi, che è una questione annosa. Abbiamo visto a Scienze Motorie che cosa è successo. Bisogna investire in maniera preponderante sulle infrastrutture. E cambiamo argomento, la biodiversità non si tutela con l'ideologia green. Dalla COP16 in Colombia, l'eurodeputato pugliese Michele Picaro evidenzia la necessità di porre al centro della protezione ambientale gli agricoltori e le imprese. Ascoltiamo. È in corso in Colombia, a Cali, la 16ª edizione della Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità. L'eurodeputato pugliese Michele Piccaro, membro della Commissione Ambiente e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo, si è espresso con chiarezza sul tema della biodiversità. Durante l'evento, leader mondiali, scienziati e operatori del settore si stanno riunendo per tracciare nuove prospettive e misure concrete per la salvaguardia degli ecosistemi. La COP16 rappresenta un momento cruciale per valutare i progressi degli impianti assunti durante la COP15, dove 196 paesi hanno approvato il Global Diversity Framework, mirato a fermare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2050. I temi principali di quest'anno riguardano la conservazione del 30% delle terre e degli oceani entro il 2030. Iniziano i lavori della conferenza per la tutela della biodiversità delle Nazioni Unite, sono qui con una delegazione del Parlamento Europeo. È fondamentale e strategico far comprendere come anche l'India, gli Stati Uniti, la Cina devono fare la loro parte. Noi non siamo per un Green Deal utopistico, ma siamo per la collaborazione da parte di tutti. L'eurodeputato di Fratelli d'Italia sottolinea che la scorsa legislatura è stata caratterizzata da decisioni discutibili a partire dalla strategia del Green Deal. L'onorevole Picaro ha concluso evidenziando la necessità di un approccio pragmatico. Amare l'ambiente significa difenderlo in modo efficace e sostenibile. Noi abbiamo fatto tanti e troppi sacrifici, alcuni anche esagerati, e saremo qui a dirlo apertamente. E torniamo a parlare della serie sul caso Scazzi. Qui non è Hollywood, sarà il nuovo titolo della serie Disney. Passo indietro dunque della casa di produzione che cambia il titolo della serie dopo le polemiche del primo cittadino di Avetrana e in attesa dell'udienza del prossimo 5 novembre presso il Tribunale di Taranto. Ma sentiamo tutti i particolari nel servizio. La serie TV Avetrana Qui non è Hollywood cambia ufficialmente nome. Ad annunciarlo tramite una nota ufficiale la stessa casa di produzione cinematografica Groenlandia e la piattaforma di streaming Disney Plus. In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell'udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che il titolo della serie sarà ora Qui non è Hollywood e sarà disponibile in Italia dal 30 ottobre. Si legge così infatti nella nota che decreta il passo indietro dei produttori della serie televisiva sul tragico caso di Sara Scazzi, che avrebbe dovuto debuttare lo scorso 25 ottobre, che era stata invece sospesa a seguito dell'intervento del giudice della sezione civile del Tribunale di Taranto. Quest'ultimo aveva accolto la richiesta del sindaco di Avetrana di bloccare la messa in onda della fiction diretta dal regista Pippo Mezzapesa e già presentata negli scorsi mesi al Festival del Cinema di Roma.
A far infuriare il primo cittadino e gran parte della popolazione del comune del Tarantino, infatti, l'accostamento del nome della cittadina come vero e proprio titolo ad una serie televisiva che racconta la drammatica storia dell'assassinio della 15enne avvenuta nel 2010 e che arrecherebbe, secondo il sindaco, un danno d'immagine a tutta la comunità. Il titolo potrebbe indurre gli utenti del prodotto cinematografico ad associare la città alla vicenda di Cronaca Nera, ha scritto infatti Antonio Iazzi in una nota, lasciando intendere il suo timore che si possa affermare l'idea di una comunità potenzialmente criminogena, retrograda e omertosa. Sul punto si era espresso intanto anche lo stesso regista: credo che il limite di un autore debba essere comunque sempre il pieno rispetto delle storie che si vanno a raccontare e delle persone, perché in questi casi non si parla di personaggi, ma delle persone con cui si va a vivere e che si vanno ad esplorare, aveva dichiarato Mezzapesa. Sopralluogo della giunta comunale di Bari al cantiere del parco Bella Vista, la sfida green dell'amministrazione. Da un'area di degrado ad una rinnovata, dove la faranno da padrone il verde degli alberi e l'azzurro del mare, e il parco Bella Vista del progetto Costa Sud, intrigato nell'ambiente rispettoso del paesaggio esistente con la conservazione degli elementi tradizionali, quali i muretti a secco del vecchio terreno agricolo e un trullo. Gli spazi si articolano attraverso una rete di percorsi principali e secondari di natura mista ciclopedonale, che conducono a tutte le strutture sportive che saranno realizzate. Sono 900 ettari, quindi il 10% del territorio complessivo della città di Bari. Siamo all'interno di quei lotti le cui opere sono finanziate col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per 75 milioni di euro. Siamo nel lotto 6, quello che riguarderà la parte dedicata al tempo libero, alle attività sportive, alle attività ludiche, ai luoghi di aggregazione e socialità. Saranno messi a dimora oltre 10.000 alberi, quindi sarà realizzato, diciamo, un bosco vero e proprio. Tutto procede secondo un cronoprogramma. I baresi e non solo avranno il parco entro la fine del 2026. Salento, terra di sole, mare e vento, ma un disco ora prova a far ricordare quali sono le radici profonde del Tacco d'Italia. Tu non conosci il sud, le case di calce da cui uscivamo. Poeti salentini messi in musica dal pianista e arrangiatore Marco Della Gatta nel disco, uscito qualche mese fa, intitolato Tu non conosci il sud, titolo che è un verso di Vittorio Bodini, disco che prova a percorrere l'intima natura del Tacco d'Italia, come un'allerta su fraintendimenti sempre in agguato. È un lavoro che vuole rappresentare forse il Salento nella parte appunto più alta, ma anche più profonda. L'ispirazione per Bodini è stata la sua voglia sempre costante di andare contro alcune cose, no? E in questo stare fermi del Salento, che oggi possiamo realizzare anche nello stare fermi con alcuni stereotipi che sono la pizzica, l'usura, il mare, l'ugliento e il pasticciotto, e alcune cose con cui cerchiamo di esportare turismo, ma non sempre turismo, è vera cultura profonda. Il disco Tu non conosci il Sud è reperibile sul web attraverso l'associazione culturale Spita. Toma rappresenta proprio anche un mio modo di vedere l'essere artista, l'essere la solitudine a volte, che non è sempre un fatto negativo, ma nella solitudine ci si immerge per cercare di osservare la realtà un po' più distanti, senza entrare nei soliti meccanismi della vita quotidiana, che anche sono importanti, ma dal cui è importante appunto estraniarsi, distaccarsi. E a Rutigliano è stata intitolata una strada. Giulio Pastore, fondatore della CISL e protagonista centrale dell'antifascismo. A poco più di un anno dall'avvio dell'iter presentato dalla CISL Bari al comune di Rutigliano, la cittadina in provincia di Bari ha adesso una strada intitolata Giulio Pastore, fondatore della CISL e protagonista della lotta al fascismo. Dopo Minervino Murge e Bari, anche il comune di Rutigliano quindi celebra una figura storica per tutto il paese, ministro per lo sviluppo del Mezzogiorno e tra i padri della Costituzione italiana. Infatti non è solo l'inaugurazione di un
una strada, ma è un momento di riflessione, è un ricordo su due aspetti oggi molto importanti, che è la tutela dei lavoratori e il Mezzogiorno. Giulio Pastore è una figura importante per la Repubblica Italiana, una figura che ha dedicato la sua vita al Mezzogiorno e alla tutela dei lavoratori. Nato a Genova nel 1902 e morto a Roma nel 1969, Giulio Pastore si è dedicato al sindacalismo, considerandolo elemento di tutela dei lavoratori e della politica, garantendo l'interesse del Sud Italia. Uomo di organizzazione e acuto interprete delle trasformazioni del lavoro, Pastore ancora oggi è punto di riferimento per una riflessione sulla partecipazione. Protagonista centrale dell'antifascismo, attivo anche nell'associazionismo cattolico e nelle istituzioni, fu il primo segretario generale della CISL, eletto nel 1951. Pastore è stato ministro con delega al Mezzogiorno. Pastore è stato uno di quelli che ha dato per esempio un forte sviluppo a quelli che sono stati i centri, i cosiddetti CIAPI, i centri di addestramento professionale per i lavoratori, che soprattutto in terra di Bari sono stati una fucina straordinaria per preparare la manodopera per i grandi insediamenti industriali che hanno dato una grande ricchezza a questo territorio. E ora parliamo di turismo. A Matera il 18 e 19 novembre si rinnova l'appuntamento con Ruzin, la borsa internazionale del turismo delle origini, quest'anno dedicata al Made in Italy. I dettagli sono stati illustrati in una conferenza stampa a Palazzo Grazioli a Roma. Per il terzo anno consecutivo torna a Matera Ruzin, la borsa internazionale delle origini, in programma il 18 e 19 novembre. L'iniziativa, organizzata da PT Basilicata in collaborazione con Enit e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, vedrà la presenza di 50 seller provenienti da ogni regione italiana, 74 buyer provenienti da Sud America, Canada, Spagna, Belgio, Australia e Stati Uniti, 12 espositori fra enti e aziende, oltre a 13 regioni italiane con i loro stand e le loro offerte. Il programma è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella nuova sede dell'Associazione della Stampa Estera a Palazzo Grazioli a Roma. Tema scelto per questa terza edizione, il rapporto tra radici e Made in Italy. Saranno due giorni di laboratori, circa 60 relatori, 30 appuntamenti aperti a tutti, in cui verranno approfondite tematiche che si legano al viaggio delle radici, dall'insegnamento dell'italiano per gli italo-discendenti a temi come la ricerca genealogica, l'intelligenza artificiale, la mindfulness, il benessere legata alla scoperta di se stessi e quindi alla scoperta delle proprie radici e così via. Due giorni di appuntamenti, ci collegheremo anche con Boston in occasione del Festival della Creatività Italiana nel Mondo e chiuderemo in particolare la prima giornata con uno spettacolo creato da Dino Paradiso, dedicato al viaggio delle radici, uno spettacolo di cabaret jazz con una band che si esibirà anche in collegamento proprio con gli italiani a Boston. Ed è tutto pronto per il culmine delle celebrazioni della solennità di San Gerardo, vescovo e patrono della città di Potenza. Il 30 ottobre alle ore 17 in diretta su TRM Network la Santa Messa nella Cattedrale del Capoluogo Lucano, in cui verrà conferito il palio a Monsignor Davide Carbonaro. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Nico Basile. Monsignor Davide Carbonaro, il 30 di ottobre il culmine delle celebrazioni in onore di San Gerardo Vescovo, Santa Messa alle ore 17 in cattedrale, nella quale le verrà conferito il palio dal nunzio apostolico in Italia, Monsignor Peter Reich. Sì, è un segno di profonda comunione con il Papa, con l'Apostolo Pietro. La liturgia vuole che questo segno, questa piccola stola di lana bianca con cinque croci e poi segnata da tre piccole spilli che rappresentano i chiodi della passione, venga consegnata da Papa Francesco ai nuovi metropoliti proprio il giorno della festa dei Santi Pietro e Paolo. In effetti io il 29 giugno insieme ad altri confratelli ero lì nella Basilica Vaticana per ricevere questo segno da Papa Francesco. E oggi
oggi mi viene imposto sulle spalle, perché il simbolo è proprio questo, è il buon pastore che porta sulle spalle la pecora e quindi si mette a servizio di tutti. È un segno di comunione fra la Chiesa di Roma e la Chiesa metropolitana, che è appunto in Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo, quindi è un segno di comunione per tutte le chiese appunto dette suffraganee, cioè le altre diocesi che si trovano nel territorio della Basilicata, quindi un segno di comunione, non è un segno di potere, non è un segno diciamo così di esclusione degli altri, ma di piena comunione di tutti i vescovi, i presbiteri, i fedeli di questa regione di Basilicata, dove il metropolita esercita il servizio della carità e il servizio dell'amore di Cristo che porta sulle spalle la pecora. A Gerardo, che è vescovo, dobbiamo la diffusione del Vangelo in questa nostra terra di Lucania, quindi dobbiamo essere grati a lui, e questo segno di comunione fra Pietro e gli Apostoli si manifesta attraverso questa celebrazione che vivremo domani in pienezza. 4 giorni dedicati alle future coppie di sposi alla Fiera del Levante di Bari, che potranno scegliere i dettagli per rendere indimenticabile il giorno delle proprie nozze. Il 31 ottobre inizia infatti Promessi Sposi. Abiti da sposa, wedding planner, liste nozze. Dal 31 ottobre al 3 novembre la Fiera del Levante ospiterà la 34esima edizione di Promessi Sposi, l'evento in cui scegliere i dettagli del giorno del proprio matrimonio. Promessi Sposi è un evento ormai classificato come internazionale, 250 espositori, tutta la filiera del matrimonio rappresentata su 20.000 metri quadri, unica in tutta l'Europa, non esiste un evento più grande di quello barese, più numeroso, impregnato di qualità, quantità. Chi viene in fiera per scegliere il proprio matrimonio non solo ha un'offerta incredibile, ma risparmia anche. La fiera è organizzata da Publivela, un evento in crescita grazie anche alla collaborazione con la nuova Fiera del Levante. Stiamo lavorando insieme agli organizzatori di Promessi Sposi per renderla sempre più internazionale, ma soprattutto per renderla un evento che deve portare a 360 gradi un vantaggio, a far capire qual è la qualità e la quantità di lavoro che c'è dietro il wedding, che oggi per la Puglia è uno dei sicuramente dei business più importanti, soprattutto per le aziende che lavorano intorno a questo tipo di settore. A Promessi Sposi parteciperanno anche gli studenti dell'Istituto Professionale Santarella de Lilla di Bari, che esporranno abiti realizzati con materiale riciclato e intervisteranno i partecipanti su un argomento particolare. Quest'anno il tema è l'amore. Perché l'amore? Perché in un momento in cui noi facciamo educazione all'emotività, parliamo di violenza di genere, quale risposta migliore è l'amore? L'indirizzo Moda Made in Italy ha realizzato degli abiti da sposa con ritagli di jeans, con abiti sartoriali buttati via e alcune decorazioni realizzate da delle stoffe di tappezzeria. 6 eccellenze pugliesi che si sono distinte nel campo delle arti ma anche del sociale hanno ricevuto a Bari il premio Armoniosamente. Vediamo. Società sempre più frenetica, rapportarsi al prossimo con armonia è il primo fondamentale passo per vivere in equilibrio. Con questa premessa, 6 eccellenze pugliesi sono state premiate nel Museo Civico di Bari nell'ambito della seconda edizione del premio Armoniosamente Eccellenze di Puglia, ideato dalle associazioni Gabriel e Armoniosamente. Quest'anno abbiamo pensato alle lettere, alla cultura, alla poesia, alla danza, ma guardando sempre al sociale. La cosa carina di questo premio è che tra i premiati ci sarà sempre un animale lavoratore. Quest'anno il tema scelto è l'arte in tutte le sue manifestazioni, dalla scrittura alla street art, dalla musica alla danza, tutte declinate nel sociale. La scelta è stata difficilissima perché premiare le eccellenze pugliesi in Puglia ce ne sono tante, no? Però abbiamo preferito quelle eccellenze che si sono distinte nel sociale facendo qualcosa di utile per gli altri. Fra i premiati c'è uno street artist che porta la sua esperienza anche nelle scuole. È un premio veramente inaspettato, finalmente
qualcuno o qualcosa si è mosso, perché per anni cerco di fare del mio lavoro non semplicemente una professione, ma per me è proprio una missione di vita, quindi il mio obiettivo è proprio quello di lanciare dei messaggi sociali con la mia arte, con le mie opere, e soprattutto quello di avvicinare i cittadini e i più giovani alla bellezza dell'arte. Ed era l'ultimo servizio del nostro TG, grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di serata.